esce a cura sempre dell'azienda Casa Municipale, esce la storia degli statuti comunali di Sanremo in un'edizione piuttosto ponderosa. Siamo nel 1983. Abbiamo poi anche la storia del porto di Sanremo, che dovrebbe essere in quegli anni lì, 82-83, è introvabile. La storia del porto di Sanremo, anche quella a firma di Nilo Calvini e di Cesare Gentili, un altro grande amico dedito a queste cose, dei ricordi della città, e tutte queste attività editoriali, però mi davano l'impressione di un'attività normale che di un presidente, solo andando avanti col tempo, frequentando l'amico Antonio, anche per adesione comune a un certo club della città, l'Aero Club, l'amicizia si approfondisce e mi rendo conto che non è solamente il bravo amministratore, l'efficiente amministratore, ma in lui proprio vedo nascere, anzi crescere, una passione notevole verso ciò che è l'attività di storico, di cultore delle cose che ci appartengono, quel patrimonio culturale che ha rappresentato.